Ciao a tutti e benvenuti su questo nuovo episodio di Detroit Become Human. Io sono Lime Limit e oggi vediamo un attimo di che cosa ci riporta. Io devo ammetterlo, l'ho già fatto questo livello. Mi sento come se qualcuno mi stesse trapanando il cervello. Ma ho perso i dati. Sicuro che sì. Il posto sia questo? È sì, l'indirizzo caro. Nel rapporto. Va bene. Vuota. Ok. Forza, andiamo. Cristo. È sempre ostile la manna e software instabile. Segui anche, dai. Allora, la scorsa volta gli androidi più sexy della città, ecco perché hai insistito per venire qui. Beh, t'ho svegliato per questo, non vedevo l'ora, mamma mia. Oh cazzo. Sì, guarda che roba dentro, tanta roba. Guarda, a destra manca. Qui non ti manca di sicuro niente. Ah, guarda poi che dice. Posso scegliere uno a caso o guardarne una? Sì, sì, aspetta. Sentite quello che dice. Connor, che cazzo stai facendo? E tu? Arrivo, tenente. Che cosa pensi stia facendo? Delicatissimo lui. Delicatissimo. Non mi toglierete le licenze, vero? Cioè, io qui non c'entro per niente. L'indagine prosegue, signore, ma al momento non posso dirle niente. Ehi, Hank. Ehi, Ben, come butta? Bene, bene. È quella stanza là. Ah, non c'è niente. Comunque, anche Gavin è qui. Bene. Oh, grande. Un cadavere e uno stronzo, meglio di così. Ah, bene, non ha grande reputazione con Gabil. Perfetto. Gabil netto. Tenente Anderson e il suo cane di plastica. Che cazzo ci fate voi qui? Abbiamo in carico tutti i casi che riguardano androidi. Ah, sì? Sì, caro. Ma sprecate solo tempo. Sono un pervertito che si è lasciato prendere la mano. Tu ne sai qualcosa, prima o poi... Devo un'occhiata, se non è un problema. Vai soffocato pure tu. Avanti, andiamo. Sta cominciando a puzzare di alcol qui. Guarda, se questo non lo ammazziamo per poi... No, tenente. Dai, cominciamo. Indaga sulla vittima. La vittima è lei? Allora, diagnosi. Che hai avuto tu? Diagnosi in corso, selettore, biocomponenti, danni critici. Sapeva dove colpire. Facciamo anche un'analisi, cari. Ehi! Oh, Connor, è davvero disgustoso. Potrei vomitare di nuovo. E ridi una volta. Numero di serie, va bene. Numero di telefono, probabilmente. Adesso andiamo a esaminare Ciccio Bello, Ciccio. Hank, non vorrei dire niente, ma stai veramente in mezzo alle palle. Cerchiamo e faccio l'amico, Hank, molto gentile. Allora, guarda se magari... Segni strangolamento, ottimo. Che ha la testa? Deceduto, oh, ottimo ragionamento. Qui è facile fare la ricostruzione, eh. Strangolamento, quindi puoi anche cercare di proteggerti. Quindi sappiamo che qualcuno l'ha strangolato, okay. Non ha avuto un attacco di cuore, l'hanno strangolato. Già, ho visto le cose sul fantasy. Anche se non dimostra niente. Un gioco finito male. Bella sta stanzetta. C'è qualcosa che ci sfugge. Puoi leggere la memoria dell'androide? Già lo stavo facendo. Per capire che è successo. Posso provare? Riattivazione, benissimo. Ripara l'androide. Il solo modo possibile per accedere alla memoria è riattivarla. Pensi di farcela? È messa molto male. Mi piace sta capacità di... Sarà solo per un minuto, o forse meno. E noi ci proviamo. Spero sia sufficiente a capire qualcosa. Pure io. Mi sembra spaventata. Di sicuro non è lei il colpevole. Allora, spiega. Hai subito dei danni e ti ho riattivato. Sta andando tutto bene. Ma è... Parla un po' più veloce. No, cara, no. Infatti. Dimmi che è successo. Ha cominciato
a picchiarmi. Ancora. Ok, e ancora. Fatto l'assassino. L'hai ucciso tu? No. No, io non c'entro. Eri sola nella stanza. C'era qualcun altro con te. Volevo giocare con due ragazze. Ha detto così e noi eravamo in due. È l'altro androide che l'ha strangolato. È così. Cosa, no? Non lo sai, eri morta prima. Sei inutile. C'era un altro androide. Ma più di un'ora fa, chissà dove sarà finito. No. Impossibile passare inosservati con quei vestiti. Forse è ancora qui. Qui lo riconosceresti un deviante tra gli altri androidi? Non lo so. Individuare un deviante è difficile. Oh, merda. Ci deve essere un modo. Magari un testimone, qualcuno che l'abbia visto lasciare la stanza. Ottima idea. Andrò a parlare col gestore per sapere cosa ha visto. Dimmi se viene in mente qualcosa. Cerca l'androide testimone, guarda. La 9? Già cominciamo bene. Ha avuto un'ottima impressione. Conoscevi la vittima? No, cioè è stato qui forse due o tre volte. Non è che questa gente stia qui a parlare. Poraccio. I robot non possono... Non possono fare niente con altri robot. A quanto pare. Beh, una volta... Mi scusi, tenente. Venga un secondo. Novità? Oh, sì. Può darsi. Ah, vai. Chiedi a Hank. Può affittare questa Tris? Per Dio, Connor, abbiamo di meglio da fare. Dai. Prego, tenente. Deve fidarsi. Manco troppo. Non farà bene alle mie finanze. Acquisto confermato. L'Eden Club ti augura una piacevole esperienza. Sì, prego. Hai capito l'andazzo? Piacere eh? Di conoscerti. Seguimi. Ti porto nella tua stanza. Ok, adesso. Non ci stai, Hank? No. Non è il suo tipo. Abbraccialo. Porca troia, cosa? Ma che cazzo fai? Indovina. Allora. Una tresa dai capelli blu. Una tresi dai capelli blu si diretta verso l'ingresso. Possiamo andarcene? Ha visto qualcosa. E che parli allora? Il deviante lascia la stanza. Una tresi dai capelli blu. Il club cancella la memoria degli androidi ogni due ore. E tu casualmente abbiamo stai? Pochi minuti per trovare dei testimoni. Allora, dove uscita? Ehi, adesso che ci dovrei fare? Dica che ha cambiato idea! Scusa tesoro, ho cambiato idea. Niente di... Io spero che te... Perché non muovono via? Ah, da quella parte. Cosa da fare? La testa. Che vuoi fare? Vuoi controllare la memoria di tutti quegli androidi? So, proviamo questo. Prega che vada. Sì, c'è questo una mazza. Fa movimenti bruschi ogni 30 secondi. Oh, però gli passa qui. Ha visto quella Si è diretta lì. So dove è andata. Beh, allora inseguila. Qui ci sono androidi ovunque. Come facciamo a capire chi ha visto la Tracy dai capelli blu? Mi piace. So da che parte è andata. Devo solo trovare un altro androide sulla sua strada. Hai trovato l'androide. Questa è molto veloce, eh. Te l'ho detto che l'ho fatta l'altra volta. Il problema qui è chi l'ha vista da sta parte. Tu? Mi
ci stanno un sacco di ragazze che guardano per... Non ha visto niente. C'è qualcosa che mi sfugge. Questa sarà l'indagine più costosa di tutta la mia carriera. Da dove è arrivata? Da qui? Di qualcuno come lui? L'avrà vista. Davvero? Per favore? Per favore! Fantastico. Benissimo. Entra qui e non si sa niente. Niente. Patrici dai capelli. Qui entra. È stata qui. L'unico che può vederlo magari è questo. Guardate come era affittato. Non era. Ah, si è proprio piazzato. Davvero? No. Davvero stiamo a D? L'ho perso un'altra volta. Ho speso un sacco di soldi e non mi sto divertendo. Ah, finalmente. Ok, si è nascosto nella stanza. È andata qui. Questo qua. Non ci credo, stava a letto con qualcuna. Niente. La Tracy dai capelli blu non è stata qui. Non dico che è stata qui, però. Seleziona. Si è nascosta in una stanza e nessun altro sa niente. Ha lasciato la stanza, sì. Però io ho finito il tempo. Tu avrei visto qualcosa. È troppo tardi. No, avevo fatto connetti. No, raga, se torniamo qui. Visto la Tracy, non lo sapremo. No, no, lo sapremo. Come se lo è sapremo? È colpa mia. No. Sono stato troppo lento. No. Per no. Un attimo ho pensato che ti saresti reso utile. No, non esiste. Andiamo, raga. Via. A questo posto mi dai i brividi. No. No. Io non lo accetto. No. No. E niente. Ok, qua ci siamo ritornati, No, no, questa non l'accetto. Entriamo dentro questa puttuta stanza. Abbiamo chiesto probabilmente alle stesse persone, quindi no. Ha lasciato la stanza. Io mi chiedo all'inserviente, sperando che questo non stava per terra tutto il tempo. Alla va. Gli stavi di fronte? Sì, l'avrei visto? O non so proprio a chi chiede. Hai visto qualcosa? Vai che hai visto qualcuno. Ah, vedi che sei uscita. Ah, so questa... dove è andata. Mi segua. Ah, ma che cazzo. Vai, vai. Pazzesco. Ah, questa la continuiamo. No, non accettavo la sconfitta. È pazzesco, sì. Guarda com'era scappata. Aspetta. Me ne occupo io. Dobbiamo correre? Morta. Tanta l'abbiamo trovata. Zetta l'abbiamo trovata. Eccola. Guarda, ispezione al magazzino. Manco devo ispezionare al magazzino. La vedo, sta lì. Merda. Troppo tardi. Gocce di sangue blu. Oh oh, abbiamo trovato anche il modellino. Cerca le tracce di sangue blu.
Abbiamo trovato l'oggettino. Lei. Ma che cacchio vuole? Non ti muovere! Dobbiamo salvare Hank, eh? Ricordatelo. Ah, ma ne ha più di una? Benissimo. Dove vai, Anna? Oh, questa non me l'aspettavo. Certo. No. Oh, perché non me l'ha dato? Dovevamo non morire. Mi sa che se l'aspettava. Oh, l'abbiamo caricata, eh? Dai che in due se la famo. Cerca. Ah, sono coalizzate. Amanti. Ehi, stanno scappando. Vai, vai, almeno una tiriamo giù. Oh, cacchio. No, 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 no. Fatemi fare una mossa. Dai. Cazzo, sempre su R2. Software instabile. Porca miseria, mi stavano a massacrare. Perché? Indovina un po'. Perché cacciavite non... Non c'entrava niente. Niente con tutto questo. Poteva non aggredirmi. Quando quello ha ucciso quella Tracy, poi sarebbe toccato a me. Avevo tanta paura. L'ho implorato di smetterla, ma niente. Così gli ho messo le mani al collo e ho stretto forte. E non devi comunque. Che non si è più mosso. Sì, l'ho ucciso. Ma l'ho fatto soltanto per difendermi. Volevo solo vivere. Volevo ritornare dal mio amore. E dimenticare gli umani. La puzza del loro sudore, le loro volgarità. Ma tu. Tu l'hai portata via da me. Io la amo. L'amavo. Hank non sarà felice. Hank non sarà mio felice. Dio. Che palle. Fanculo. Porca troia. Bonnie. Bonnie tutti. Oh, ragazzi, sono combattenti. Non riesco a gestirmela da solo. Oh, ma che pigna che ho preso in testa. Software instabile. Ci potete spiegare tutto? Quando quell'uomo ha rotto l'altra Tracy, poi sarebbe toccato a me. Avevo tanta paura. L'ho implorato, smettila, ma lui niente. Così gli ho messo le mani al collo e ho stretto. E non si è più mosso. Mi sa che ha fatto bene. Io non volevo ucciderlo.
Volevo soltanto salvarmi. Tornare dal mio amore. Volevo stringere ancora le sue braccia. Per farmi dimenticare gli umani. La puzza di sudore. Le loro volgarità. Dai. Andiamo. Altro che bel Ender qua, eh. È tipo mo a Hank, come gliela spieghiamo? Oh, c'è solo forse è meglio così. Ah, mi sa che vuole che non uccidiamo nessuno. Qui potete vedere che cazzo ho fatto per arrivare a sto finale. Me le so cercate davvero tutte. L'ho sbloccati penso tutti. Tutti l'ho sbloccati. No, me ne manca uno, chissà quale. Okay. Vinci lo scontro o perdi e finisce così. Ah, raga, io volevo sbloccare solo perché anche veramente gli stavo sul cazzo da morire. Io volevo vedere che come andava se stavamo insieme. Io so che prima o poi Connor mi muore per mano di Hank. Ah, ragazzi, focacciotti, per questo episodio è tutto. Noi ci vediamo nel prossimo. Lasciate un like, iscrivete, commentate e fatemi sapere cosa ne pensate. Grazie mille per tutti i commenti. Bye, anche se non ce n'è nessuno, ma qualcuno sporiatico. Grazie mille. Bye.